La sfida è fare non film che piacciono solo a me, ma che piacciono anche a quelli che sono diversi da me. Perché una delle forze del cinema è proprio questo, avere tante persone di cultura diversa, di lingua diversa, di sensibilità diversa, di sessualità diversa, che sentono la stessa cosa nello stesso momento. Questo è il cinema. Quando tu hai, come abbiamo avuto anche quest'anno, 3.000, 4.000, 5.000 persone che sono nello stesso posto a vedere la stessa cosa, io credo che quello sia più importante di qualsiasi altra cosa. È vero che non sono tutti film come quelli di Clint Eastwood, sfido chiunque a dire che quel film è stato scelto perché era prodotto da una major americana. È un signore di più di 80 anni che è riconosciuto come uno dei più grandi autori contemporanei, che ha fatto un film, un musical, che è un intermezzo tra le cose di Scorsese e le cose di un regista che è più classico, così non si può, che si chiama Vincent Minnelli. È già un classico. Detto questo, la forza di festa è esattamente questa, quella di avere sia Deon Leira, sia Dragon Trainer, che per inciso stava anche a Cannes, no? Non mi sembra che si tratti di un film, di un festival che sia, come dire, schiavo delle major americane. È un po' il discorso che facevo prima, forse non c'è quando si entrava, no? C'è un'unica via di essere onesti e di essere, secondo me, autentici in questo lavoro, ed è quella che ha fatto grande registi critici come Truffaut, come Romero, gli stessi che da una parte celebravano Hitchcock e John Ford e dall'altra lo rendevano grande Jerry Lewis, che i critici americani consideravano un comico per bambini deficienti e che oggi, grazie a loro, viene considerato come un grande maestro del cinema. Non bisogna mai, non bisogna mai dividere il cinema in serie A e serie B. Questa è la forza della passione del cinema. Questa è la classicità della passione del cinema. E questa è la bussola che io credo debba essere sempre tutta presente. La forza è avere Dragon Trainer e Clint Eastwood, non uno dei due. Detto questo, devo dire che è evidente, so benissimo quando c'è il problema, e ci sono dei problemi che noi affrontiamo tutti i giorni. Riempire una sala di 5.000, vi ricordo che le più grandi sale dei più grandi festival italiani non superano le 2.000, quindi quando a voi quel teatro sembra quasi vuoto, è più pieno di quanto sia a Venezia, a Roma o a Torino. Questo bisogna prendere presente. Però non ci basta, la bellezza sta in quei 5.000, in quei 10.000 occhi, in quei 10.000 polmoni che si commuovono, ridono in quello stesso momento. Quello è quello che fa alzare me, e credo anche Tiziana, e credo anche Dini, e credo anche il sindaco Mattia. Quello è il bello del cinema. Ci devono essere Ferretti lo schiavo, ma anche Pamela Anderson. Non bisogna considerare Pamela Anderson una di serie B e Ferretti lo schiavo, perché sono più grandi scenografi e sono il corrispondente dei nostri Leonardo da Vinci oggi nel cinema, delle persone che stanno in una categoria superiore. La grande cinefilia creata alla fine degli anni 50, soprattutto in Francia, ha stabilito una volta per tutto il canone. Questa idea qui, che è un'idea, se volete, anche profondamente democratica. Nessuno è più intelligente di un altro perché ha studiato di più. C'è solo un criterio, l'amore per il cinema, e si può solo, come dire, profonderlo nella maniera più giusta, più profonda, ed è anche un mezzo, secondo me, fondamentale per mettere, come diceva il Cultura stamattina, il proprio ego da una parte, no? Quella cosa bella del cinema è proprio quella, quando si prova tutti la stessa emozione, indipendentemente dalla nostra intelligenza, dalla nostra classe sociale, dalla nostra cultura, no? Poi il film finisce, ci guardiamo intorno, siamo un po' in imbarazzo per aver provato la stessa emozione con degli sconosciuti, usciamo e litighiamo per il parcheggio. Questo è il cinema.